molto facile perdere sostanza organica nel suolo, è più difficile aumentarla. L'aumento di sostanza organica è in bilancio con la vita nel suolo. In particolare, noi possiamo utilizzare del carbonio esogeno, cioè non direttamente prodotto nel suolo, utilizzando dei concimi organici come letame maturo, compost di qualità, oppure l'utilizzo di cover crop, cioè delle piante che vengono coltivate per poi essere interrate. Il mantenimento del suolo coperto consente di aumentare la sostanza organica nel suolo.